Ciao, sono Paolo Bacci e vi presento questo nuovissimo EcoVip 2009, un camper compatto per la coppia fino a 4 persone. È un EcoVip, quindi una bella finitura, il doppio pavimento e un bel garage. Eccolo qua. Questo è lo sportello laterale grande, dall'altra parte lo sportello più piccolo. Qua, guardate l'ingombro. Guardate in basso le dimensioni di questo contenitore, così potete capire cosa vi c'entra una motocicletta, biciclette e tante cose. E questo è il supporto per il cavalletto della motocicletta. Se cliccate in alto si aprirà la scheda di questo camper, che è quella del sito, del nostro sito, dove ci saranno scritte dimensioni, caratteristiche e accessori optional compresi. Questo è un EcoVip, guardate la particolarità di questo posteriore, bello pulito, elegante. Qualsiasi camperista o amante del camper che da lontano vede questo marchio subito dà il valore al vostro camper. Andiamo a vedere al suo interno, una bella porta con porta immondizia e finestra, qui lo sportellino porta scarpe, molto largo l'ingresso, porta zanzariera. Questo è un camper molto compatto, ma come vedete molto abitabile, luminoso, ben rifinito. Guardate come che finiture che ha questo oggetto. Qua la seduta con il tavolo che gira e si muove. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si fa benissimo una chiacchierata in 6 persone. Qui il blocco cucina con i 3 fuochi e un bel lavello profondo. Il frigorifero che si apre sia in questa parte con il suo congelatore che dall'altra parte. Nel caso siete nella zona giorno, accedete subito al frigorifero. Vari cassettiere, eccole qua. Poi la parte notte, la parte notte ha questi 2 sportelli sotto i letti, questo è l'armadio e poi questo cestello che scorre per altre cose. Altro sportellino, cassetto. Poi lo scalino. Lo scalino ha questa doppia possibilità che si apre, quindi ha una salita più facile, e poi si apre e quindi c'ha un bel contenitore, sia questo che quest'altro. Andando sopra, questo è un comodo 2, un camper compatto, 2, elegante, funzionale. Guardate, sono le scarpe, ma tanto è tutto di plastica, quindi c'ha la sua porta USB, quindi qui ci mettete il telefono col filo, eccolo qui, la sua luce, oblò e le 2 belle finestre laterali, una a destra e una a sinistra. Questo letto c'ha la possibilità di avere come optional la prolunga e quindi diventa un enorme letto matrimoniale, oppure anche per 3 singoli, 1, 2 e 3. A volte un nipote è comodo anche farlo dormire insieme. Il bagno, eccolo qua, il water, vedete, mi siedo bene, il suo sportellino con carta igienica e contenitore, e poi anche quest'altro contenitore, il lavello. Guardate com'è bello capiente, mi lavo bene. Poi questo si sfila e si usa anche come bidet. Poi per far diventare la doccia è semplice, si gira questo e eccomi qua. Ora questo qui si ribalta, quella porta si chiude e diventa un bello spazio, eccomi qua. Questa è la doccia, guardate, mi muovo bene, oblò sopra il tetto. Qua il letto basculante, come vedete parzialmente chiude la porta, ma l'invito è talmente facile, guardate con che semplicità, quindi non vi ponete problemi di chiusura. Per salire in questo letto c'è o la scaletta, oppure andando dalla parte anteriore, montando sopra i sedili, guardate, abbastanza semplice e facile, eccomi qua.
Ci sto bene, è lungo il suo oblò, quindi è un letto comodo, ci si dorme molto bene. Quindi se questo filmato vi è piaciuto, venite a vederlo perché poi è l'emozione di questo camper che vi può permettere di acquistarlo. Come sempre, a ottimi prezzi e grandi servizi Caravan Baci. Ciao, vi aspettiamo!